Sono diversi giorni che vi vedo girare nella zona, voi e il vostro amico. E questo non mi piace, né a me né al colonnello Fuller. Che cosa volete? Tutto il terreno del tuo colonnello e pago in contanti. Hai fatto bene a fermarti, Sotera. Volevo fare quattro chiacchiere con te. Sei fra quelli che possono darmi una mano. E attento, io non voglio mai niente per regalo. Ah, sì, eh? Io ti aiuto e tu mi paghi, vero? Prova solo a ripeterlo e vedrai chi è lui Sotera. E ascoltami bene, puoi essere imbottito di dollari quanto vuoi, ma lei, Garland, non si vende, né ora né mai. Ho capito, sei un fedelissimo. Peccato, perché l'affare si farà e tu resterai a guardare. Ma ricordati che se ti metti contro di me, la paghi cara. È raro che mi capiti di scherzare come ho fatto oggi. So far di meglio anch'io e te lo proverò. Bene, vedremo. E ora vattene. Hai capito? Vattene. Buenos días, señor. Salve.
E il signor Sotera è sull'ombra di fiducia del colonnello. Ho fatto in modo che non mi vedesse. Un'ottima precauzione. Come ti chiami? Carlos. E il vostro amico me conosce muy bien. Carlos Pecho. Ma Carlos può bastare. Mi hanno detto che sei tu che organizzi il movimento dei braceros nelle piantagioni della zona. Oh, sì, signore. Vi hanno detto la verità. Quanto li paga Fuller? Sì, il colonnello, i braccianti. Ecco, dipende, signor, dagli accordi. Quanto li paga? Diciamo $4. Io li pago 7 e prendo tutti quelli che ci sono. Capisco, signor, ma non sarà facile convincerli tutti. C'è gente che lavora per il colonnello da troppi anni e diffida dei forestieri. Tu mi conosci, vero? Mi hanno detto un ricco signor, mucho, mucho dinero. Toni Cilento, rispettosamente. Avrebbero dovuto dirti Toni Mastino. Avresti capito meglio. E infatti avrebbero fatto meglio a dirmelo. D'accordo, signor. Carlos Pecho è un hombre muy importante da queste parti. Fidatevi di me. Ne avrai altrettanti a lavoro ultimato. Non hai sentito? Ah, sì, sì, sì. Certo, signor. Sarà un buon lavoro, sta certo. Buenos días. Buenos días, signor. Uno scherzo che costerà un fiume di dollari. Vedrai il raccolto marcire nelle piantagioni e cambierà idea. Voglio inchiodarlo con le spalle al muro. Il colonnello, vai. Si può? Oh, buongiorno, signor Pais. Piccola mia, c'è un sole splendido lì fuori e tu te ne stai qui a muffire. Se potessi. Ciao, Berg. Benvenuto. Sono 2 ore che ti sto cercando, in albergo, al club, in cantiere. Non c'ero, Berg. Sì, me l'hanno detto, infatti. Non potevo esserci perché ero sul lago. Un giro fino allo sperone del gufo e poi a tutto motore fin qui. Stupendo, da mozzare il fiato. Tempo 5 anni, Berg, e Long Beach sarà dimenticata. Qui sorgerà la nuova stella della California. Lake Town. Ville, alberghi, 100.000 turisti. Se il colonnello Fuller e Toni Cilento ce lo permetteranno. Toni Mastino può far paura ai biscazzieri, non a noi. So che oggi aumenterà l'offerta di altri $100.000 e penso che non si fermerà nemmeno a 100.000. Aumentano di altri 100.000. Giocano a rialzo. E il gioco potrebbe farsi troppo pesante. No, Berg. Dammi solo un po' di tempo. Quanto? 1 o 2 giorni al massimo. E Fuller venderà a noi e al nostro prezzo. Puoi credermi sulla parola. La tua parola, Feist? Certo. D'accordo, la tua parola. Non pretendo un gioco pulito, lo sai. Ma non voglio correre rischi inutili. Se devi barare, fallo con destrezza. Così? Così. Quando la posta è grossa, il gioco non è mai pulito. Ma la carta vincente è una sola. Io ho quella carta, Berg. E saprò giocarmela nel modo migliore. Bene. Ma ora sbrigati. L'appuntamento dei Fuller è alle 5. Questa è la lettera con l'offerta.
Questo incontro non servirà a niente, ma presto ce ne sarà un altro, quello decisivo. Un momento, signori, un momento solo, accomodatevi, prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Volete accomodarvi? Abbiamo giusto il tempo di fare un certo discorsetto. Come preferite. Dunque, so che è arrivato un dirigente della Pacific Bank, una banca presso cui siete bene introdotto, a quanto pare. E guarda caso, è la stessa banca che possiede le ipoteche sulle terre dei Fuller. Ammettiamo che sia così. E allora? Cercate di manovrare attraverso la banca per avere quelle terre. Ma guarda caso, interessano anche a me. Mi dispiace. Avrei preferito non avere concorrenti. Già, è proprio quello che penso anch'io. Non c'è posto per due in questo affare, Berkshire. È vero che uno può anche ritirarsi in tempo. A che serve tanta terra quando ne basta così poca per starsene in pace? Ho capito. Possono capitare tante cose. Ah, certo, certo. Ognuno è filosofo a modo suo. Ma provate a meditare sulle mie parole. Probabilmente scoprirete che sono piene di buon senso. Il colloquio è finito? Sì, signore. Ah, una piccola cosa. Lo tengo io. Non ti servirebbe. Sono sicuro che il mio discorso te lo ricordi lo stesso. Parola per parola. Finire, Ber. Stai tranquilla. La spunteremo noi. Sì, lo so, d'accordo. Cercheranno di mettermi con le spalle al muro. Ebbene, io aspetto che lo facciano, che riescano a farlo. Che mostrino di essere tanto abili e tanto forti da riuscire a farlo. Vendere, vendere, vendere. No, mai! Non è solo la terra che difendo. È il lavoro di 10 generazioni. La dignità e il prestigio dei Fuller. Il nome dei miei figli. Che è anche il tuo nome. Legato a questa casa, a questa terra. Può avere un prezzo questo? Stensi! Ah. Qui non si tratta di difendere ideali, ma di guardarsi intorno e di fare i conti una volta per tutte. Il tuo splendido isolamento non ha senso mentre i creditori bussano alla porta. Non penserei che sia un caso se la banca sta mettendo le mani avanti.
se oggi ti manda qui un ispettore del credito per accertare quanto ti offrono su questa terra. Ma guardatela, guardatela come capisce. No, basta. Basta biscotti adesso. Nora! Smettila con quella bestiaccia! Thomas, ma cosa ti prende? Poverino, bestiaccia. Ma lo sai che lei capisce tutto. E poi le va via l'appetito. Finisce sempre così. Tutti con la faccia di traverso. Sembra di stare tra i bulldog della signora Larryman. Ma che soltanto che qualcuno si metta ad abbaiare, vero? Smettila, zia Nora! Fred. Io non so com'è, ma appena stiamo insieme è come mettere il sale nel caffè. Tutti quanti fanno le boccacce. Ma lo sapete che a furia di litigare viene la pelle gialla? E cosa volete che me ne importi di essere la padrona di Leck Garland se mi viene la pelle gialla? A me non me ne importa proprio niente, né del prestigio né della terra. Uno senza prestigio, senza terra può anche vivere, ma senza soldi come si fa, eh? Si vende. Non si vende! Si vende. Non si vende. Mi avete fatto salire su questa altalena e nessuno mi tira più giù. Oh, insomma, me la fate vendere, sì o no, la mia parte di terra. Thomas, perché non la compri tu? Così diventi il padrone di tutto e non si discute più. Fai proprio come ti pare. Dico, non è mica un'idea storta anche questa adesso. La situazione non cambierebbe molto. No, sono parole sensate invece. Comprerò io la tua terra. Ma non ora, ora non posso. Dopo il raccolto forse. E non bleffare. Con noi almeno non bleffare. Fra 2 mesi, 60 giorni, scadrà il mutuo della banca. E inghiottirà tutte le tue famose pesche Rubens e i tuoi rinomati Prunus California in un boccone solo. Non aspetteranno un'ora di più. Sì, ma se i miei soldi me li hai già dati, io sono al sicuro. Nora! Oh, insomma. Ma lo sapete che al club non mi fanno più credito, eh? Nemmeno per un gettone, un misero gettone da $100. In fondo sono la vedova del tuo povero fratello. Ma dico io, che figura ci fa la famiglia? Si può aspettare il raccolto. Il raccolto. Non basterebbero 10 raccolti per colmare il baratro che ti si sta aprendo sotto i piedi. Ma io lo so a che cosa pensi e in che cosa speri. Non è un segreto di famiglia, vero, zia Nora? Che cosa? Il colonnello Fuller spera di salvare Lake Garland affondando le mani nel patrimonio dei Kreisky. Oh, non appena Rosalind sarà entrata a far parte della famiglia sposando Frederick. Il mio caro cugino Frederick. Rosalind, ti prego. Chiedi subito scuse. Scuse? Di che? Canaglia! Calmati, colonnello. Io sono in congedo da un pezzo. Papà. Dio mio. Ma anche picchiarvi adesso. Avete ancora bisogno di me, colonnello? Eh? No, no, vai pure, grazie. Papà, fallo restare. Sì, sì. Posso dire qualcosa io? Sei in errore, Rona. Nessuno fa assegnamento sul mio denaro per salvare Leck Garland. L'abbiamo già discusso con molta chiarezza. E se dovessi fare qualcosa per impedirlo, questo dipenderebbe soltanto dalla mia volontà. In ogni modo, non vedo perché, se sarà necessario vendere, si dovrebbe accettare l'offerta di quel Cilento, un avventuriero senza scrupoli. Un gangster. Avete sentito tutti come si è comportato oggi con Sotera. Cilento offre $100,000 più di Berkshire, qualunque sia la sua offerta. Ora, chi può permettersi un regalo di $100,000 per me è sempre un gentiluomo. Questo è vero.
Ma è naturale che Rosalind cerchi di aiutare il suo amico Feist, socio e procuratore di Berkshire. Che cosa vorresti dire? Non mi fraintendere, Frederick. Io sto parlando solo di affari. La verità è che hai già parlato anche troppo. Permettete, signor Fuller. L'amicizia con Rudy Feist non c'entra affatto. Le mie riserve riguardano soltanto la moralità di Cilento. E allora mettete l'animo in pace. Non sta a noi assolverlo dei suoi peccati. Pensiamo a incassare i suoi quattrini e preoccupiamoci solo che non siano falsi. Signor Fuller, c'è l'ispettore della banca. Fallo attendere nel soggiorno, digli che sarò subito da lui. C'è anche il signor Feist. Fallo passare. Avrei preferito che fossimo solo noi, i veri Fuller. Colonnello, signori. Ciao, Rosalie. Ciao. Signore. Com'è abbronzato. Paola. Buongiorno. Prego. Devo dirvi subito, signor Feist, che le offerte della Berkshire hanno per noi un valore puramente indicativo e che per il momento non intendiamo assumere nessun impegno. Negli affari si comincia sempre così, niente di definitivo. Anche se poi si arriva sempre ad una conclusione. Quando? Il quando, signora, dipende esclusivamente da voi e dal colonnello. Grazie. Ci sono delle sigarette, Freddy? Sì, eccola. Bene. E adesso, signor Feist, vi prego di passare di là. C'è una persona alla quale vorrei presentarvi. A meno che non la conosca già. Chi è? Prego. Con piacere. Venga anch'io, zio. Perché? Forse ho dimenticato di dirtelo, ma... sono qui come procuratore di Tony Cilento. Piace per te, Rosalind. Non avrei mai pensato che ti avremmo messa in una situazione simile. Io ti giuro, Rosalind, che il tuo denaro... Non hai bisogno di giurarlo, Fred. Oh, finalmente delle parole sensate. E adesso? Che cosa accadrà? Niente, zia Nora. Assolutamente niente. I corvi se ne andranno dall'Algarla, come sono venuti. I corvi? Cosa c'entrano i corvi? Ce ne sono troppi intorno a questa casa. Devo vederti, a mezzanotte, vicino al cottage della vecchia sorgente, Rudy.
Dove vai? E tu che ci fai qui? Rosalie non c'è, non vuole vederti. Ah sì? E perché non viene lei a dirmelo? Non c'è, ti prega. Anzi, ti preghiamo di non cercarla più, mai più. È la mia ragazza, Feist. E ti avverto che un tuo tentativo di rivederla non potrebbe che finir male. Per chi? Stammi bene a sentire, Frederick. Io devo parlare con Rosalind. Questo incontro interessa lei quanto me. Ti ho detto che non c'è. Togliti di mezzo. Torna indietro, Feist. Se c'è uno che si toglierà dai piedi, quello sei tu. Lo vuoi sapere? Ho in mano quanto basta per costringere tuo padre a vendere tutto. È questione di ore. Vigliacco! E finora ho scherzato. No. Game partita, grazie. Oh, non te la prendere, Cherry. La prossima volta andrà meglio. E può darsi anche che un paio di game te li faccia vincere. Dammi tempo e vedrai. È solo questione di allenamento, mio caro. Sai che cosa facciamo? Cosa? Rinunciamo al nostro viaggetto ad Acapulco e così avrai tutto il tempo per allenarti. Ehi, dico, ma sei matto? No, no, dico proprio sul serio. Se tu senti di rinunciarvi tanto facilmente... Mi sono informato. Ci sono degli ottimi campi da tennis anche ad Acapulco. Oh! Sarà una vacanza meravigliosa. Senti, per i bagagli? Scusate, tenente. Sì, che c'è? Al telefono. Dicono che è urgente. Senti, sei quel piantagrane del tuo capo? Anche se lui questa volta non mi incanta. Permetti? Prego. Pronto? 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 Sei tu, Eddie? Ah, sì, sono io. Salve, capo. Abbiamo ricevuto un dispaccio urgente da Lake Town. Un omicidio. La vittima è un certo Feist. Caso interessante. Sì, può darsi un caso interessante. Peccato che io da domattina sia in licenza. 10 giorni e senza lasciare recapito. Da domattina? No, non scherziamo, ispettore. Ho già i biglietti dell'aereo in tasca. Per Acapulco, lo so. Capo, se ne occuperà McGregor. Sono mesi che aspetta questa occasione. E io sono anni che aspetto una vacanza. Ma lo sai chi è quello che hanno ammazzato? Feist. Senatore. No, non lui, il fratello, Rudolf Feist. Ah, quella specie di playboy. Appunto, e si metteranno tutti in agitazione, il Dipartimento di Giustizia per primo. Eh già, quando c'è di mezzo la politica. La politica non c'entra. Almeno non credo, era una specie di avventuriera, avrà inciampato in qualche gang. Ma io che cosa c'entro? È un lavoro delicato, Eddie. E la stampa deve occuparsene il meno possibile. Ci penserà McGregor. No, mi dispiace, abbiamo già deciso, devi andare tu. E bisogna far presto. Ah, anche presto. Ma ti rendi conto che significa lavorare in un piccolo centro sperduto chissà dove? A 100 miglia da qui. Ti aiuterà la polizia locale. Sì, lo sceriffo, la polizia locale. Bell'aiuto.
Bisogna pure preoccuparsi di non pestargli i piedi. Senti, stavolta questo scherzo non me lo devi fare. Aspetta un momento. Lasciami finire. Ti metto a disposizione tutti i mezzi che vuoi, l'intera squadra. E in quanto allo sceriffo, te lo ricordi Barney? Sì, Barney Taylor, il sergente che era con noi alla narcotici. Eravate amici, no? Bene, è lui lo sceriffo di Lake Town. E adesso devi dargli una mano. Barney. Te lo sbrighi in un paio di giorni. E Acapulco non scappa. Capo? Raggiungi subito l'aeroporto, ho già fatto avvertire Mills, buon... Ma dopo parto subito per Acapulco. D'accordo, buon... Me l'assicuri? Sì, puoi contarci, buon... Mills, mi raccomando. Buon lavoro. Cheryl. Ho capito. Acapulco non scappa. Direi di smettere. Impronte non ne troveremo davvero. O meglio, ce ne sono troppe. Sì, è un continuo passare in questa zona. Specialmente per il weekend. L'assassino può essere venuto dal lago con una barca o un motoscafo, come la vittima. O da terra. È tutto un intrico di sentieri in mezzo alla boschina. C'è una bella villa qui dietro sul promontorio. Sì, Villa Fuller. Potremmo sapere qualcosa da quelli che vi abitano. Già, dovrebbero avere sentito i colpi. Di notte specialmente. Sceriffo! Sceriffo, il sommozzatore l'ha trovato a pochi metri dalla riva! Dalla me. No, e dammi la mano piuttosto. L'arma del delitto. Bravo, Lucciola. Sì, potrebbe darsi. Eh già, come se ci divertissimo a buttare pistole nel lago da queste parti. Un vero trionfo della polizia locale. Lo puoi dir forte. Vero, Kruder? Calibro 38. Due colpi sparati. Mills! Sì, tenente. Tutti gli esami, presto. Subito. Jackson! Possiamo far rientrare gli uomini, Barney. Kid. Volo. Adesso passiamo da casa mia, Ezio. Immagino che sarete stanchi. No, siamo in piedi appena da ieri mattina. Fatto, capo, fatto. Certo che se si potesse mettere qualcosa sotto i denti o bere magari una birra, io a stomaco vuoto. Sì, lo so, ti si annebbiano ancora di più le idee. Ehi, Lucciola. Sorveglia tu che nessuno si avvicini. Penso io, capo. Qua quando ci sono io... Barney, ma qui con me? Lucciola? È abbastanza in gamba. E poi è l'unico che abbia accettato l'incarico. Andiamo? Via macchina a questo rapporto.
Vieni. Pronto? Sì, papà, è pronto. Sì, ma manca il burro. Come manca il burro? È finito. Il frigorifero. Va bene. Ho capito, sì, è colpa mia. Jeremy! Jeremy! Sono qui, papà. Una scatola di burro, fa presto. Il resto lo tengo io, però, sì. Dico io, ma perché non tenerne un po' di riserva? Perché diventa acido. Dentro il frigorifero diventa acido, se mai sentito una cosa simile? Il frigorifero è guasto. Ancora? Se tu decidessi di comprarne uno nuovo. Salve. Ah, oh, ce ne vorrebbero 10 di docce, fa un caldo. Miriam la sta preparando, è quasi pronto. Sì. Grazie. Mills è tornato? No, neanche Lucciola, ma non tarderanno. Ah, bello. Ti sei scelto un angolo incantevole, amico mio. Il lago, là in fondo la sierra. È stupendo. Hai fatto bene a mandare tutto al diavolo a venirtene a vivere quassù. Non è che mi lasciarono altra scelta con quello che si è per inventare sul mio conto. Noi che ti conoscevamo bene non abbiamo mai dubitato. Non bastava. E poi non è vero che non me ne importasse niente ad andarmene, come ho detto loro. Ma lascia perdere ora. Tutto sommato è andata meglio così, una vita tranquilla e aria pulita. Aria pulita ce n'è da vendere, ma quanto a vita tranquilla, lo vedi. Fino a qualche tempo fa, forse, ma ormai, e ho paura che il peggio debba ancora venire. Però, caro mio, se cominciano a fischiare le pallottole anche qui, Barney Taylor molla tutto e si rimette a fare pensionato. Bravo, diteglielo anche voi, tenente. Tanto rischio e tanta fatica solo per la gloria di sentirsi chiamare sceriffo. Beh, secondo te cosa dovrei fare? Papà, è pronto. Oh, grazie. Latte o limone? Ah no, limone, grazie. Grazie. Ed ecco che ti ritrovo già donna, una ragazzina che ho lasciato con le treccine sulle spalle, eh? E allora uno si sente piovere addosso tutti gli anni in un colpo solo. A me non ha fatto lo stesso effetto. Lo credo bene. Volevo dire che più o meno siete sempre lo stesso. Ah, beh, quasi quasi io ci credo. Ma in fondo ti conviene. Ecco il burro. Grazie, ma io non ne mangio mai. Ecco fatto. Corri, corri e poi neanche serve. Deve essere una vita affascinante la vostra. Dinamica, piena di imprevisti e di sensazioni violente. Beh, quanto ad imprevisti non posso davvero lamentarmi. Ecco, a quest'ora io dovevo essere ad Acapulco. Messico. Messico, già. Infatti, eccomi qui. Io non ho mai capito una cosa. Che cosa? Come abbiate fatto a salvarvi nei sotterranei della Bilaus? Me lo raccontate? Jeremy. No, ha ragione. Beh, senti, quella volta... Posso? Avanti. Trovato niente? Niente. E nessuno che abbia visto niente. Strana gente da queste parti. Simpatici e cordiali finché non cominci a fare domande. Se volete dare un'occhiata. Miriam, Jimmy Mills, l'aiutante di Ezzy. I miei figli, Miriam e Jeremy. Salve. Piacere. Ah, Miriam, adesso che l'hai conosciuto, diamogli subito qualche cosa da mangiare, perché sennò gli si impastano le idee nel cervello. È una tara di famiglia. Non così grave come dice il tenente. Vi piace il burro? Burro? Sì.
Ah sì, ne vado matto. Meno male. Senti, vuoi dare un'occhiata alla pianta della zona? Sì, sì, è giusto. Mills, fa presto, dobbiamo andare al Blue Stars. Un minuto. Vi chiamate Jimmy? Sì. E tu? Jeremy. Jeremy, è un bel nome. Siete sergente? Sì. Quasi. Stanno per promuovermi. Allora, è lui che comanda. Sì, ma quando io sarò tenente... Lui sarà capitano. Ecco, appunto. Ecco, più o meno la piantagione comprende quasi tutta la fascia costiera settentrionale del lago e un buon tratto dell'entroterra. Ed è proprio su questa zona che Cilento e Berkshire hanno messo gli occhi per il centro turistico. Un grosso affare, a quanto sembra. Ma perché il colonnello si ostina a non vendere? Ah, non soltanto lui, anche i figli lo sostengono in questo. Una questione sentimentale e di prestigio. Gente strana, chi per un verso, chi per un altro, hanno tutti qualcosa che non funziona come dovrebbe. Ma se affogano nelle ipoteche, come sperano di salvarsi? Beh, quello che si dice, il colonnello ha fatto bene i suoi calcoli. Con il raccolto pagherà gli interessi sulle ipoteche e quando il figlio sposerà Rosalind Kreisky, un'ereditiera, pagherà anche il capitale. Tanto ce ne sarà per tutti, un patrimonio di 12 milioni di dollari. Accidenti, è come imparentarsi con una banca. Ah, infatti, appena Rosalind Kreisky mise piede a Lake Garland 2 anni fa, i Fuller progettarono il suo matrimonio con Frederick. Non fu difficile perché anche il vecchio Kreisky aveva espresso questo desiderio. Ma dove viveva prima la ragazza? In Francia, con la madre. I genitori erano separati da tanti anni. Ma nemmeno dopo la morte della madre era voluto tornare. No, è venuta qui solo per raccogliere l'eredità. Il colonnello Fuller è l'esecutore testamentario dei Kreisky. E lei cosa ne pensa di questo matrimonio? Rosalind è una ragazza moderna e per di più educata alla francese. Qualcun altro intorno? Proprio lui, Rudy Feist. Ma parli con me, scusi! Ma lei non è importante! Come non so, io sono il vice sceriffo! Ah, senta, signorina, aspetti che l'annuncio! Ma... Scusi un momento! Tenente, c'è una signorina che vuole parlarvi. Falla passare. Ecco, è passata. Sono Jim Madison, tenente. Ah. Assistente universitaria, criminologa. Capisco. Ho scritto il saggio criminale a 18 carati. 18 chi? Carati. 18 carati. Ma non l'avete letto? No, non ancora. Beh, eccovene una copia. Sapete... seguendo la mia metodologia dell'indagine, sì, ho già messo a fuoco molte idee precise e sono venuta qui proprio per esporvele. Beh, ero in vacanza, ma adesso sono pronta a collaborare con voi. Ah, eccomi, tenente! Pronto come sempre. Meno male. Mi dispiace, devo andare. Ma no, io no, voglio... no, voi potete lo stesso illustrare le vostre idee al mio collaboratore. Ma... A lui, ecco. Io? Ma tenente, veramente una io... Una sintesi, sì. Soltanto una sintesi, ma non trascurare l'essenziale, mi raccomando. Oh, ma tenente! Senti, signorina! Quando... Tenente. Senta, signorina! Quando posso parlarvi, tenente? Ah, oh, sarò io a cercarvi. Oh, ma... Ecco. Sarò io a cercarvi. Ecco. Oh. Thank you.
Sapete chi è? Chi è? È il tenente Sheridan. Appena avete telefonato, ho preso in consegna io stesso la chiave della camera. Il personale è assolutamente fidato, ma in certi casi è meglio non correre rischi. Non capisco, avevo chiuso io stesso. Non riesco davvero a capire. Eppure è molto chiaro, qualcuno ci ha preceduti. È meglio non toccare niente. Mitz, provvedi a far effettuare tutti i rilievi. Telefono dalla portineria. Madonna di fiori. Sì. Ma c'è un leggerissimo solco. Forse era unita a qualcosa con una grappetta. Sì, un fermaglio. Sì, forse non vi può interessare, tenente. Ma il signor Feist diceva che quella era la sua carta vincente. La sua carta vincente? Sì, quando giocava, voglio dire. Ah. Me ne sono liberato finalmente. Scusi, prego. Un'altra volta, tenente, datemi un incarico. Più leggero. Barney, puoi riunirmi per oggi alle 5 giù nella sala da gioco? Tutti quelli che erano presenti la sera in cui Feist è stato visto per l'ultima volta. Spero di sì, Ezzy. Farò del mio meglio. Scusatemi il ritardo. Il signor Minelli, il croupier. Allora, signor Minelli, a che ora è avvenuto l'episodio riguardante il signor Feist? È molto importante. Non posso precisarlo. Direi circa le 11. Il gioco era piuttosto sostenuto. Buon tavolo, clienti di riguardo. Sette. Il banco perde. Cinquecento di banco. 300 per me. Coperto. Otto. Oh. 1000 di banco. Per me. Banco per il signor Fuller.
1. 6. Il banco perde. La vostra buona stella non vi abbandona mai. Già. Ed è pericoloso giocare al mio tavolo. Signora? 200. Banco. Per voi, signor Feist, urgentissimo. Aspetta, amico, prendi. Oh, grazie, signor Feist. Bene. Il gioco è fatto. Duemila di banco. Chissà che la vostra stella non stia tramontando. 2000 di banco. Banco. Questa carta, Fuller, potrei invitarvi a raddoppiare la posta. Più tardi. Fate il vostro gioco. Banco perde. Purtroppo devo andarmene. La vostra rivincita domani. Deve esserci qualcosa di molto importante in quella busta. Se vi costringi ad abbandonare il tavolo in un momento così fortunato. Infatti, è la mia carta vincente. Ma in un gioco di tutt'altro genere. Cosa fate, signor? Fai, prendete la carta? Per le carte, signor Minelli. Grazie. C'è un seguito. Il seguito lo prendo io all'altezza. Facciamo insieme col tavolo. Col tavolo. 300 per me. Banco. Permessa? Pulita! Vieni. Signora, posso offrirle qualche cosa da bere? No, grazie. Quando perdo, bevo sola, in casa. Buonasera, signor Feist. Buonasera. Salì in camera sua. Passando, mi salutò con un cenno della mano. Cosa del tutto insolita in lui. Sorrideva. Pensai che gli doveva essere andata molto bene al tavolo. Di lì a poco anche il signor Sotera se ne andò. Qualcuno era venuto a cercarlo. Uno degli uomini della piantagione.
Sì, fu certamente prima che il signor Feist scendesse di nuovo. Buonasera, signor Feist. Ciao, Tommy. Quando il signor Feist passò davanti al bar, il signor Cilento lo chiamò. Feist? Ero a un passo da loro. Non potei fare a meno di ascoltare, anche non volendo. Posso offrirvi qualcosa? Con piacere. Un whisky. Ma ho un appuntamento e sono già in ritardo. Sentimentale, suppongo. Non del tutto. Si dicono molte cose sul vostro conto, signor Feist. Per esempio che siete un uomo d'affari molto in gamba, anche se parlate troppo. Ho difetti peggiori, ve lo assicuro. Tuttavia preferirei avervi come alleato che come concorrente. Dipende. Quanto offrite? Contanti o percentuale? Diciamo in percentuale. Il 30? Né il 30 né il 50. Dividereste il piatto con un poker in mano? Io non so chi di noi due riuscirà a stanare il colonnello da lei, Gallant. Ma attento a non barare, Feist. Quella terra gli costerebbe troppo cara. Un altro. Un avvertimento prezioso, signor Mastino. Lo terrò presente. È andato male, signor Walters. Come al solito. Ci penso io. Non mi siederò mai più ad un tavolo da gioco. Quante volte l'ho sentita dire questa frase, signorina. Buonasera. Il bottone. No, chiedo scusa. Sì, sì, tutto questo va bene, ma a me interessa... Grazie, grazie. Anche voi, signor Fuller, lasciaste il tavolo a mezzanotte circa? Non insisto mai quando non è il mio turno. E voi? E come? Ma quando siete rimasti al verde, come si fa? Dovetti andarmene anch'io. Concludendo, quindi, nessuno di voi era più in albergo a mezzanotte e 30 circa, l'ora in cui Rudy Feist veniva ucciso nei pressi della vecchia sorgente. Non è esatto, tenente. Oh, scusate, è vero. Nessuno tranne il signor Cilento, il quale era in camera sua, scommetto. Come avrà fatto a indovinare? E Craig vi teneva compagnia. Ha indovinato anche questo. Alibi reciproco e permanente. Fino a quando durerà? Veramente una cosa terribile, anche se lui è un uomo tanto affascinante. Va bene, ma cosa? Ha detto, ha voluto sapere da ognuno di noi se al momento del delitto eravamo ancora nella sala da gioco. Voi sapete cos'è un alibi, vero? Bene, hanno detto che lo chiederanno anche a me, io l'alibi non ce l'ho. Ero con Stesio, ma lei, poverina, cosa volete che dica? Lei non parla. Accidenti, sono tutta sottosopra.
saluto. Sheridan, quel tenente si chiama Sheridan. E che cosa ha concluso? Ah, chi lo sa. Ha detto che dobbiamo tenerci tutti a sua disposizione. Piccolina, certo che ti faccio fare la tua passeggiatina. Cosa c'entri tu con queste storie? Bella, andiamo, su, su. Aspetta che fa fresco, prendiamo il soprabito. Oh, grazie Rosalind, sei un tesoro. Ti piace di fare la tua passeggiatina? Andiamo su, bella, simpatica questa conina, simpatica. Fred! Fred! Io. Sono stato io. Sì. Feist! L'ho ucciso io! Frederick! Sono stato io. Sono stato io. E tu sai perché l'ho fatto? Ma che dici? No. Sì. Ufficiale di polizia, il tenente Sheridan. Fallo aspettare un momento. Sono stato io, l'ho ammazzato io. Lasciami citare. Tu sai niente. Ti credevi un attore, eh? Ebbene, questo è il momento di provarlo. Non è successo niente. Nessuno di noi sa niente! Mentre spero temo voi.